Assessore Alessandro Valiani, un bel successo, veramente tanto tanto pubblico. Sì, effettivamente questa terza edizione della festa medievale si contraddistingue per l'alta partecipazione di pubblico, di staffolesi, di persone dei comuni limitrofi che hanno partecipato questo pomeriggio a questa festa che è riuscita molto bene. Devo dire che questo è il risultato dell'impegno e del lavoro innanzitutto dell'amministrazione comunale che la promuove da anni, ma soprattutto degli staffolesi, delle loro associazioni e degli esercizi commerciali e di tutti quanti gli staffolesi che con grande impegno, grande passione, con grande volontà credono in questa festa per valorizzare il loro territorio e le loro attività e tutto quello che questo territorio rappresenta per la natura, per i prodotti tipici, per l'agroalimentare, per la filiera corta e soprattutto per la storia e per la cultura. Gli spettacoli si stanno ancora svolgendo, alcuni addirittura alle nostre spalle, ma tra poco ci sarà la delizia, ovvero la cena medievale. Sì, effettivamente la festa medievale poi si conclude con la cosiddetta veglia francigena che fa parte del circuito regionale di promozione delle borghi lungo la via francigena. Infatti la cena medievale sarà il culmine della festa dove potremo assaggiare prodotti tipici locali inseriti nel contesto medievale. È chiaro che questa festa è stata anche allietata da acrobati, giocolieri, funamboli, abbiamo chiamato anche dei gruppi circensi i quali animano come alle nostre spalle questa festa in modo da renderla più gradevole e far partecipare più persone possibili. La via Francigena non si può parlare, è stato anche rappresentato dai Cavalieri del Tau, credo che questo sia molto importante, la storia. Sì, effettivamente la via Francigena a Staffoli affonda le sue radici anche nella storia dei Cavalieri del Tau, che anche a Staffoli avevano creato un piccolo borgo di sanitario, ospitaletto, in zona ospitaletto qui a Staffoli, davano assistenza ai pellegrini e ai viandanti e quindi le curavano nel loro percorso. Quando passavano da Staffoli e assistevano anche il passaggio dei pellegrini lungo i ponti di attraversamento dei rii, perché qui a Staffoli ci sono numerosi rii. Infatti abbiamo inserito nella festa medievale una rappresentazione, anche una conferenza, una lectio brevis sui Cavalieri del Tau, sull'ordine dei Cavalieri del Tau, che erano dei monaci, infatti hanno i mantelli con la tau, erano dei monaci che assistevano i pellegrini. Nel tempo poi hanno portato anche delle attività di difesa al territorio, tant'è che Ugolino Grifoni, che ha sede a San Miniato nel cosiddetto Palazzo Grifoni, nel 1572, grazie all'aiuto e all'apporto e anche al patrimonio dei Cavalieri del Tau, organizzò la cosiddetta flotta, la Grifona, che riuscì a fermare i turchi. Ecco, vi rendete conto che qui i Cavalieri del Tau affondano le loro origini nella storia medievale del 1100 e degli anni successivi. L'abbiamo già detto in conferenza stampa, ci tengo a ribadirlo anche qua in diretta da Staffoli, questa è la terza edizione, la regione toscana bisogna che siano 5 le edizioni per avere, diciamo, il riconoscimento ed anche dei contributi, ma penso che quando vedranno queste immagini bisogna aspettare solo 2 anni e poi credo che non potrà dire di no. Certamente, il nostro obiettivo come amministrazione del sindaco Osvaldo Ciaponi è proprio quello di far sì che questa festa medievale si rafforzi sempre più e si strutturi sempre più nelle sue rappresentazioni, nella sua manifestazione, compresa la veglia francigena, perché il nostro obiettivo è di raggiungere 5 anni e poterla iscrivere nell'albo delle rievocazioni storiche. Questo consentirebbe a Staffoli e alla festa francigena e alla festa medievale di Staffoli di poter beneficiare, se non altro, di un riconoscimento da parte delle istituzioni e poi eventualmente anche di risorse pubbliche per organizzarla sempre meglio, per fare dei costumi sempre migliori. Devo dire, come amministrazione, nel mese di marzo-aprile abbiamo già avuto degli incontri con la regione toscana per poter far sì che questa festa sia conosciuta e quindi l'abbiamo presentata con le associazioni di Staffoli in modo da poter anche preannunciare che questa festa ha tutti i requisiti e tutti i titoli per poter essere iscritta nell'albo delle rievocazioni storiche della regione toscana.